10 giorni di cinema, 20 film in concorso presentati, di più quelli nella sezione Orizzonti. Va in archivio l'edizione numero 73 della Mostra del Cinema di Venezia. È già il tempo di rientro ed è tempo di bilanci. Questa sera la premiazione, l'assegnazione dei Leoni d'Oro con la cerimonia ufficiale in Sala Grande. Ed è tempo di pronostici, dicevamo, quelli che poi non ci si azzecca mai. E comunque sono andati molto bene gli americani quest'anno, erano molti in concorso, quindi da citare senz'altro c'è Jackie di Pablo Larraín, è da citare il film che ha aperto la mostra, La La Land. Per entrambi è facile anche prevedere un futuro roseo agli Oscar, e sono nella lizza dei probabili al leone. Gli Outsider, senz'altro è piaciuto molto il film del regista argentino, Il cittadino onorario, è piaciuto molto Concialoschi, un po' a sorpresa, il bianco e nero di Paradise. Per gli attori e le attrici il pronostico è più difficile, Natalie Portman ed Emma Stone possono vincere la Coppa Volpi, così come Ryan Gosling forse potrebbe vincere la Coppa Volpi maschile. Gli italiani non molto bene, è difficile per loro prevedere un premio.